tante le persone al mercato del pesce a Fano questa mattina, che cosa va per la maggiore? Allora, per la maggiore vanno gli spiedini un bel po'. Sì, 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 tanto. Acquistano anche il pesce per il brodetto? Il brodetto sì, molto, baccalà molto, alla vigilia, e poi dopo ci sono, vabbè, le pannocchie, le sogliole, razza, stoccafisso, seppie fresche, sì, tante cose. E ci sono stati dei rincari visto il periodo? Su qualcosina sì, sul pesce fresco sì, il decongelato è rimasto uguale i prezzi. Con le spine, senza spine, indifferentemente, oppure c'è stato un aumento? No, no, tutto in generale, diciamo, un pochino di tutto, poco però. Posso chiedere invece lei che cosa cucinerà? Allora, noi stasera abbiamo i paccheri con il grillo, 20 spiedini, seppie con i carciofi e facciamo le vongole aperte, basta, perché siamo stanchi, cose un po' semplici, diciamo. Che cosa ha acquistato? Degli spiedini. Infatti ci diceva la signora che oggi sono quelli che vengono venduti maggiormente, quindi si rispetta la tradizione, pesce a vigilia. Eh sì, sempre. Chi lo cucinerà? Mia moglie. Al forno oppure al forno? Al forno. Insomma, si rispetta la tradizione? Sì, 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 sì. Farà un brodetto? Non so. No, al forno. Al forno, il sugo e sto. Io ho preso due fette di tonno dalla signora, molto gentile. Come lo cucinerà? Appena scottato con la burrata e granella di pistacchi. Per il pranzo o per la cena? Per la cena di stasera. Di stasera. E poi domani? Domani la classica minestra, cioè il brodo di tortellini. Anche pasticciata? Una pasticciata, sì. Semplice, basta così. Posso sapere con chi trascorrerà questo Natale? Con mio marito. Poi, in famiglia? Sì. Oggi con i figli, domani con il marito. Voi che conoscete bene il prodotto ittico, che cosa cucinerete? Io faccio presto, vado a mangiare da mamma. Quindi si starà in famiglia, anche il giorno di Natale? Sempre famiglia, tutti gli anni. Covid no, solo la famiglia, perché sono le nostre tradizioni e ci teniamo a portarle avanti. Quindi anche con i nipoti, tutto quanto. Che cosa proponete? Io proporrei le nocche con... come primo, come nocche con capperi, olive verdi, snocciolate. E poi? Come primo. Come secondo invece? Come seconda, se vogliamo rimanere nocche, nocche lesse o arrosto, in tutti i modi, insomma. Io perché sono un appassionato delle nocche. Peperonata, come volete. Ma dopo un primo, meglio una nocchia lessa o una nocchia arrosto. Insomma, siete a lavoro già da tante ore, questa sera cosa mangerete? Io non mangio stasera. Vado come mai? Letto. Come? Come mai? Perché sono stanco, vado a dormire. Ecco. E poi domani recupera? Domani recupero, mangio doppio, cappelletto, non il pesce che non lo voglio neanche vedere. E quindi domani recupero, mangio e bevo domani. Stasera, che cosa si va sui piatti della tradizione poi? Domani cappelletti, pasticciata, solite cose. Tradizione. Tradizione. Che cosa ha preso? Un'anguilla. Bene, come la cucinerà? Arrosto, no io, la moglie. Anche domani mangerete pesce oppure si andrà sulla carne? No, domani si va sulla carne.